Istituto Luce e History Channel presentano Nel settembre-ottobre 1941 i tedeschi ottengono grandi successi contro i sovietici, catturano centinaia di migliaia di prigionieri, invadono regioni estesissime, assediano Leningrado, ma si fermano davanti a Mosca. L'Armata Rossa è più forte del previsto e si ritira distruggendo quasi tutto alle sue spalle. I problemi logistici dei tedeschi diventano immensi. La rete stradale sovietica è arcaica, le distanze sono enormi e ai primi di ottobre le piste sono invase dal fango. Comincia a nevicare e le truppe di Hitler, nonostante la proverbiale organizzazione germanica, sono impreparate al freddo. La previsione iniziale dei tedeschi, infatti, era quella di concludere le operazioni militari prima della cattiva stagione. Anche i 60.000 italiani del corpo di spedizione in Russia, il XIR, non sono preparati al freddo. Alla fine di settembre, con un clima già invernale, partecipano alla battaglia di Petrikovka, dove catturano 10.000 prigionieri. In ottobre occupano Mariupol, Stalino e una parte dell'area del Donetsk. Ma Mussolini è insoddisfatto. È ansioso di inviare in Unione Sovietica altre 20 divisioni perché il contributo italiano gli sembra modesto. Il 10 ottobre rivela a Ciano la vera causa della sua ansia. Se gli italiani faranno uno sforzo maggiore, non verranno trattati come un popolo vinto dalla Germania vittoriosa. Il 13 ottobre Mussolini spiega a Ciano che prima della guerra i tedeschi pensavano a un'Italia paritaria, signora del Mediterraneo, come la Germania lo sarebbe stata del Baltico. Ma poi a Berlino hanno cambiato idea e hanno cominciato a trattare l'Italia come provincia confederata in un'Europa germanizzata. Sono pronti a trattarla come una colonia. Confessa Mussolini il 13 ottobre: se domani ci chiedessero di includere Trieste nel loro spazio vitale, bisognerebbe piegare la testa. L'Armata Rossa sembra tuttavia vicina al collasso. Il governo sovietico abbandona Mosca e il 2 ottobre Hitler pronuncia un discorso per annunciare che l'Unione Sovietica è praticamente sconfitta. Molti gli credono, ma altri ricordano il disastro subito da Napoleone nel 1812. Anche Mussolini e Ciano sono un po' scettici. Mussolini, il 10 ottobre, riconosce che i tedeschi hanno ottenuto moltissimo, ma ritiene che i successi siano stati ingigantiti per scopi di propaganda interna all'inizio di un inverno che sarà duro. Il duce pensa che i tedeschi vinceranno, ma solo nel 1942, e proprio per questo vuole inviare in Russia altre truppe. Hitler riceve Ciano alla fine di ottobre e, dopo avergli ripetuto che l'Unione Sovietica è ormai fuori gioco, ammette che se prima della campagna avesse avuto una sia pur pallida idea di quello che era l'armamento russo, forse non avrebbe osato agire come ha fatto.
Di fronte alla grandiosità della campagna di Russia, le vicende militari africane sembrano piccola cosa. In Africa orientale, gli italiani resistono ancora nella zona di Gondar, a Wolkefit, a Kulkwabert e nella regione del lago Tana. In Africa settentrionale, nel settembre-ottobre, né gli italo-tedeschi né i britannici si impegnano in grandi operazioni terrestri. Tobruk, assediata, resta in mano britannica e le truppe di Rommel si limitano a organizzare qualche puntata a est di Sollum. Gli italo-tedeschi sono in gravi difficoltà perché gran parte dei convogli di uomini e mezzi inviati dall'Italia in Libia viene decimato dagli attacchi britannici. Il 18 settembre i piroscafi Neptunia e Oceania colano a picco. Il 14 ottobre il generale Puntoni annota che in 3 mesi, tra l'Italia e la Libia, si sono perduti 52 piroscafi. In settembre solo il 20% dei materiali e il 50% degli uomini preventivati sono arrivati in Africa settentrionale. Negli ambienti della Marina Militare Italiana, alcuni cominciano a pensare che bisognerà rinunciare a difendere la Libia. E il generale Gastone Gambara, che comanda in Libia il 20° Corpo d'Armata, si confida con Ciano il 28 settembre. Vede il futuro denso di minacce e di pericoli. Rispetto all'anno scorso, la situazione è grandemente migliorata, ma è un miglioramento relativo e i rifornimenti si fanno sempre più scarsi e difficili. L'isola di Malta, colonia britannica, è un caposaldo strategico che minaccia permanentemente i convogli diretti in Libia. Il comandante supremo italiano, generale Cavallero, ordina pertanto al generale Roatta di mettere allo studio un piano per la conquista di quell'isola. In Atlantico, i sommergibili tedeschi ottengono successi importanti, affondando nel solo mese di settembre 200.000 tonnellate di naviglio britannico. Così da indurre Franklin Delano Roosevelt, presidente degli Stati Uniti, ancora neutrali, ad assumere l'ardita decisione di proteggere con le sue navi da guerra un convoglio diretto a Liverpool. Ma nel mare Mediterraneo, come abbiamo appena visto, è la Marina Britannica ad assestare grossi colpi contro le navi italiane. Il 20 settembre la 10ª MAS replica, affondando a Gibilterra piroscafi nemici e una petroliera militare. Il 27 settembre aerosiluranti italiani e tedeschi colpiscono nel Mediterraneo centrale la corazzata britannica Nelson, mettendola fuori uso per alcuni mesi, e affondano un piroscafo. Un comunicato straordinario descrive questa battaglia aeronavale e Mussolini appare euforico. I danni inferti al nemico, però, sono più limitati di quel che il comunicato straordinario vorrebbe far credere. L'efficienza dell'aeronautica italiana è molto migliorata rispetto al passato, ma resta ancora deludente il fatto di ricognizione aerea e di collegamenti con le forze di mare. 150 aerei italo-tedeschi partecipano alla battaglia. 24 sono abbattuti. In Italia l'atmosfera è cupa e la propaganda del regime non riesce a convincere. Il generale dei carabinieri Azzolino Hazon dichiara il 15 ottobre al generale Puntoni che la situazione interna italiana è molto grave, dato che la massa non ha più fiducia in nessuno, neppure nel duce. Tutti guardano al re come a un'ancora di salvezza in caso di sconfitta. Hazon giunge fino al punto di assicurare che tutti i carabinieri dal più elevato in grado al più umile sono tendenzialmente antifascisti e che sono antifascisti anche i membri della polizia e il suo capo Carmine Senise. Anche un artista di fede fascista come Ardengo Soffici deve registrare nel suo diario il crescente disfattismo e antifascismo degli italiani. Nessuno sembra capire, precisa Soffici l'8 di ottobre, che in questo momento il fronte interno è importante almeno quanto quello militare e che un crollo delle forze popolari sarebbe più disastroso che un rovescio sui campi di battaglia.
Le cause di questo temuto crollo morale sono da ricercare in tre fatti. Nel prolungarsi di una guerra inizialmente prevista come un conflitto di brevissima durata. Nel fatto che a molti italiani la guerra appare ormai destinata a una sconfitta. Nel fatto che i sacrifici a cui gli italiani sono chiamati sono sempre più spesso giudicati insopportabili a causa della corruzione e del disordine dilaganti. Il prolungarsi del conflitto sta producendo una crisi anche in Germania. Il 30 settembre, per esempio, il ministro Ciano riceve da Berlino un rapporto dell'ambasciatore Dino Alfieri, nel quale si riferisce che il popolo tedesco si va allontanando dall'idea della vittoria totale per avviarsi a quella di una pace di compromesso. Anche i tedeschi sono stanchi. Essi, tuttavia, non si sentono ancora sconfitti, come invece accade tra gli italiani. Il ministro Bottai riassume efficacemente questa sensazione nel diario del 16 settembre. Per noi italiani in questa guerra non ci sono due ipotesi. In fondo ce n'è una sola, la vittoria degli altri. O vincono gli inglesi o vincono i tedeschi. In entrambi i casi, non una vittoria nostra, ma una vittoria altrui. Anche Mussolini non la pensa troppo diversamente quando ipotizza un'Italia colonia germanica. Quanto alla durata della guerra, ben pochi si fanno illusioni. Lo stesso Mussolini, parlando in Consiglio dei Ministri il 27 settembre 1941, si dice certo che durerà molti anni. I sacrifici imposti agli italiani sono innanzitutto quelli di morire al fronte o sotto i bombardamenti aerei. E nel settembre-ottobre 1941 le bombe britanniche cadono su Palermo e molte altre località siciliane, ma anche su Napoli, Milano, Genova, Torino, La Spezia, Savona e Reggio Calabria. Mentre gli italiani bombardano Malta, Cipro e le raffinerie di Haifa in Palestina. Ma milioni di italiani compiono sacrifici quotidiani, rinunciando a molti beni di consumo e a un'alimentazione sufficiente. E tutto ciò mentre si diffondono l'inflazione, la corruzione dei servizi annonari e la borsa nera, vale a dire il mercato clandestino dei prodotti razionati. Il 14 ottobre Vittorio Emanuele III espone a Mussolini le sue preoccupazioni sulla situazione interna e sulle prepotenze di certi gerarchi locali. Mussolini, come riferisce il diario del generale Puntoni, ammette di fronte al re che molti si comportano in maniera veramente riprovevole e assicura che interverrà energicamente. Ma quattro giorni più tardi, lo stesso re esprime a Puntoni nuove preoccupazioni sulla questione morale, accennando agli amori tra il duce e Clara Petacci. Dice il sovrano: «Se ne sentono di tutti i colori, si dice addirittura che Mussolini avrebbe intenzione di sposarla. Non ci credo, sarebbe un errore incalcolabile». Il 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma, Mussolini si affaccia al balcone di Palazzo Venezia, ma parla meno di tre minuti. Il 1941 si chiude con due eventi fondamentali per le sorti del conflitto: la sconfitta dei tedeschi davanti a Mosca e l'aggressione del Giappone agli Stati Uniti. Nei fronti dove gli italiani sono maggiormente impegnati, accadono tre fatti importanti: l'offensiva britannica in Africa settentrionale, i duri colpi sofferti dalla Marina britannica in Mediterraneo e la fine scontata delle ultime resistenze italiane in Africa orientale. Il 29 novembre 1941 i tedeschi arrivano a Mosca, nel sobborgo di Palevo, al capolinea di un tram che conduce proprio sulla Piazza Rossa, dove è il Cremlino. Ma a Berlino ormai tutti conoscono le difficoltà della campagna di Russia, tanto che scoppiano violenti contrasti fra Hitler e i capi delle forze armate. Hitler scarica sui militari tutta la colpa degli insuccessi. I militari attribuiscono a Hitler la responsabilità degli errori e pensano che la Russia sarà la rovina della Germania. Il generale Udet, capo dell'aeronautica tedesca, si toglie la vita. Il generale Keitel, capo di Stato Maggiore di tutte le forze armate, pensa anche lui di uccidersi dopo un diverbio con Hitler.
Il generale von Braukitsch, capo dell'esercito, è destituito il 19 dicembre. Il glorioso generale Guderian, comandante della seconda armata corazzata, e altri generali subiscono la stessa sorte. Agli inizi di dicembre sono invece i sovietici a scatenare una potente offensiva sotto la guida dei generali Zhukov e Timoshenko. I tedeschi arretrano in vari settori e altrettanto accade al piccolo corpo di spedizione italiano che Mussolini vorrebbe ingrandire. Hitler e Goebbels inviano messaggi che provocano a Roma una pessima impressione. Annota Ciano il 21 dicembre, la richiesta umile e pressante di indumenti caldi per i soldati sul fronte orientale è in netto contrasto col tono arrogante che ha finora caratterizzato i loro discorsi. Il 7 dicembre, mentre le armate tedesche si trovano ancora alle porte di Mosca, i giapponesi attaccano senza preavviso la flotta americana ancorata a Pearl Harbor, nelle isole Hawaii. 93 navi della marina statunitense, fra cui 8 corazzate, sono gravemente danneggiate. Alcune non navigheranno più. I giapponesi, grazie a questo attacco, modificano in loro favore i rapporti di forze nel Pacifico. La guerra diventa mondiale. E in un primo momento molti pensano che gli Stati Uniti non riusciranno mai più a riprendersi dal duro colpo subito. Mussolini è lieto per l'accaduto, poiché pensa che più si complica la guerra e più è probabile che essa finisca con una pace di compromesso, grazie alla quale l'Italia non finirà schiacciata da Hitler. L'11 dicembre Mussolini annuncia dal balcone di Palazzo Venezia che l'Italia è in guerra con gli Stati Uniti, ma il ministro Bottai registra nel suo diario lo scarso entusiasmo di Piazza Venezia. Sono le 3 del pomeriggio, la folla ha fame, non grida, non urla, languisce. Mussolini parla breve e scialbo, non una sola formula scintillante e captante esce dalla sua voce forzata. E vinceremo! Al vinceremo finale, la gente si disperde rapida verso i deschi razionati. In quei giorni l'Italia riceve da parte di Hitler altre umiliazioni. I militari tedeschi sono sempre più numerosi in Africa, nel Mediterraneo e in Italia, nella presunzione del fatto che gli italiani da soli non siano in grado di continuare la guerra. Nei primi giorni di novembre Hitler, preoccupato per le sorti dell'Africa Corps, decide di inviare in Italia un'armata aerea e incarica il feldmaresciallo Kesselring di comandare le forze tedesche operanti in Italia. Numerosi italiani, fra i quali i ministri Ciano e Bottai, interpretano tutto ciò come l'inizio di un'invasione tedesca. Il comandante supremo italiano, generale Cavallero, si sente mortificato per l'arrivo di Kesselring. Chiede di ottenere anche lui il grado di maresciallo per tentare di porsi, almeno formalmente, alla pari con il suo collega germanico. Mussolini, come accade da tempo, è a disagio con i tedeschi e spera in un loro crollo. Lo dice chiaramente a Ciano il 6 novembre. Contro la Germania per ora non c'è niente da fare, bisogna attendere. È un paese che nessuno potrà battere militarmente, ma che crollerà per difetto di statica interna. Per noi è un problema di durare e attendere che ciò avvenga. Il 29 novembre sempre Mussolini dichiara a Bottai che la tesi di affiancarsi alla Germania per mitigarne l'egemonia gli sembra ormai improponibile. Si domanda il duce, come potrà questa tesi convincere la gente se già i metodi dell'egemonia tedesca sono sotto i nostri occhi? Se noi stessi alleati siamo ai ferri corti con i tedeschi in Grecia, in Croazia, in Slovenia per difendere le nostre posizioni economiche e politiche? Il 20 dicembre con Ciano, Mussolini si rallegra per le sconfitte tedesche in Russia. Dieci giorni più tardi comincia a preoccuparsene. Evidentemente il duce vuole che i tedeschi prendano molte legnate, ma non che finiscano con una vera e propria disfatta. In Africa orientale, a novembre, gli ultimi centri di resistenza italiana cedono ai britannici.
Il 21 novembre cade il presidio di Kulkovert, dove combatte fino all'ultimo un battaglione di carabinieri. Il 27 si arrendono a Gondar migliaia di militari italiani. L'impero creato da Mussolini nel 1936 finisce così per sempre. In Africa settentrionale, i britannici sono pronti a scatenare un'offensiva e indeboliscono le armate italo-tedesche colpendo i convogli che trasportano dall'Italia uomini e rifornimenti. Nella notte tra l'8 e il 9 novembre, i britannici attaccano un consistente convoglio scortato da navi da guerra. Quattro navi di scorta sono colpite, il fulmine affonda e il Grecale deve farsi rimorchiare. L'intera scorta si disorienta e i britannici riescono ad affondare tutte e sette le navi mercantili del convoglio. Nascono sospetti sul comportamento della marina e Mussolini, depresso e indignato, dichiara a Ciano che la giornata del 9 novembre viene da lui giudicata la più umiliante dal principio della guerra. Il 12 dicembre avviene un nuovo disastro. Pur di far arrivare benzina in Libia, è stato deciso di caricarne i fusti sugli incrociatori Alberico da Barbiano e Alberto di Giussano in partenza da Palermo. Dato che i fusti, altamente infiammabili, non sono a tenuta stagna, è necessario collocarli sui ponti e non nelle stive. Ma i britannici sono in grado, grazie al sistema Ultra, di decifrare i messaggi con gli ordini di partenza da Palermo. Inviano un ricognitore munito di radar. Avvistano nella notte i segnali luminosi delle navi italiane, lanciano 8 siluri contro i 2 incrociatori e li affondano. Le enormi difficoltà che hanno i convogli italiani per rifornire le truppe fanno sì che i britannici, dal 18 novembre, siano in grado di sferrare una violenta offensiva in condizioni di netta superiorità. Hanno più di 1000 carri armati contro 456 degli italo-tedeschi, 20.000 automezzi contro 10.000, 700 aerei in condizioni di operare contro 248. Nonostante ciò, la resistenza italo-tedesca è molto efficace. I britannici avanzano e rompono l'assedio di Tobruk, ma perdono molti carri armati al punto da intimorire il generale Cunningham e indurlo sulla difensiva. Ma Cunningham viene sostituito e l'offensiva prosegue. I reparti italiani si battono bene e di conseguenza, come annota Ciano il 26 novembre, anche in Germania il prestigio dell'Italia è in crescita. La situazione è comunque assai critica e Cavallero, l'8 dicembre, fa sapere al re che la Tripolitania è a rischio. Conferma Ciano il 17 dicembre, in Libia le cose non vanno bene, anche Mussolini comincia ad ammetterlo e tira la croce addosso a Rommel, che avrebbe compromesso la situazione con la sua avventatezza. D'improvviso, nella notte fra il 18 e il 19 dicembre, gli italiani ottengono sul mare due successi eccezionali. Una squadra navale britannica proveniente da Malta, mentre insegue un grosso convoglio diretto in Libia, finisce su un campo di mine italiane con effetti devastanti. L'incrociatore Neptune si capovolge e sopravvive un solo marinaio. Il caccia Aurora è danneggiato gravemente, mentre il cacciatorpediniere Kandahar cola a picco. Come se non bastasse, quella stessa notte, 6 sommozzatori della decima MAS, fra i quali Luigi Durand de la Penne, appoggiati dal sottomarino Chiré, penetrano nel porto di Alessandria d'Egitto con i loro siluri a lenta corsa. Mettono fuori combattimento le corazzate Queen Elizabeth e Valiant, danneggiano un caccia e una petroliera. I britannici terranno segreta questa catastrofe in tutti i modi. Inutile dire che il convoglio italiano inseguito dall'incrociatore Neptune raggiunge la Libia e che dopo il 19 dicembre le perdite dei convogli italiani si riducono enormemente, grazie anche all'aeronautica.
alle nuove motonavi da carico che sono più veloci e grazie anche al fatto che in novembre i sottomarini tedeschi operanti nel Mediterraneo avevano tolto di mezzo affondandole la portaerei Ark Royal e la corazzata Barham. Negli ultimi due mesi del 1941 gli italiani continuano a subire frequenti bombardamenti nelle loro città, in particolare a Napoli, Palermo, Brindisi, Catania, Messina, Siracusa. Dappertutto c'è carenza di generi alimentari. Dappertutto ci si angoscia per il futuro. Le chiese a Natale sono piene di folla e Pio XII pronuncia un messaggio natalizio che a Mussolini non piace perché è troppo critico verso le dittature. Le parole, gli asi, i fascisti, illuminare i potenti e i condottieri dei popoli, dirigere... Gli sciatori portano i doni ai posti avanzati. Dichiara il duce a Ciano. Per me il Natale non è altro che il 25 dicembre. Certamente sono l'uomo al mondo che sente meno queste ricorrenze. Agli inizi del 1942, sul fronte dell'Africa settentrionale, gli italo-tedeschi perdono Bardia, Sollum e Alfaia. Ma poi, tra la fine di gennaio e il mese di febbraio, ottengono vistosi successi, riconquistando la Cirenaica e Bengasi. La città di Bengasi diventa popolare in Italia, non soltanto perché i bollettini di guerra la nominano molto spesso, ma anche perché proprio nel 1942 viene distribuito nelle sale cinematografiche un film di buona fattura diretto da Augusto Genina, intitolato appunto Bengasi, con Fosco Giachetti, Amedeo Nazzari e Vivi Joy. Bengasi è stato girato negli studi di Cinecittà a Roma, dove un intero quartiere della città africana è stato fedelmente ricostruito sulla base di migliaia di fotografie. Ma la città di Bengasi, nel 1942, è ben conosciuta tra gli italiani anche perché appare spesso nei cinegiornali di guerra dell'Istituto Luce. Le comunicazioni sono state riattivate e con ogni mezzo i profughi e gli indigeni si riversano nel cuore della città, protesa nel febbrile svolgersi della guerra e ridivenuta, dopo 36 giorni di passione, gloriosa retrovia del fronte in movimento. E a questo proposito vogliamo ricordare l'impegno e il sacrificio degli operatori e dei registi dell'Istituto Nazionale Luce, che in quegli anni, pur di documentare le drammatiche vicende della guerra, sono feriti, perdono la vita o corrono comunque rischi gravissimi. Le troupe sono dotate di cineprese da 35 mm e hanno a disposizione furgoni molto bene attrezzati per lavorare e sopravvivere nel deserto, tanto che questi mezzi di trasporto vengono spesso utilizzati come preziosi punti di appoggio anche da molti giornalisti italiani che non dipendono dall'istituto. Grazie a un'organizzazione molto efficiente, gli operatori del Luce sono in grado di inviare quotidianamente per via aerea le pellicole girate alla sede di Roma, dove vengono subito sviluppate, montate, esaminate dalla censura mussoliniana e, in caso di approvazione, proiettate al pubblico nel giro di due settimane nelle sale di tutta la penisola. Le operazioni militari procedono sul fronte libico. Le forze corazzate italo-tedesche, comandate da Rommel, dopo aver perso Bardia e Sollum, sferrano un'improvvisa e poderosa controoffensiva, approfittando di un momento in cui i britannici si stanno riorganizzando. Costrette ad arretrare, le unità britanniche oppongono una vivace resistenza a El Mekili, per attestarsi poi su una linea che consenta loro, ancora una volta, di sfruttare il porto di Tobruk.
L'avanzata italo-tedesca è stata resa possibile sia dall'abilità e dalla prontezza di Rommel, sia dal fatto che i convogli con i rifornimenti cominciano ad arrivare dall'Italia con maggiore regolarità, grazie anche ai colpi inferti di recente nel Mediterraneo alla Royal Navy. Sulla rotta fra l'Italia e l'Africa rimane comunque la minaccia di Malta, isola fortificata e colonia inglese. Fra l'altro, il 23 gennaio alcuni aerosiluranti britannici riescono ad affondare la motonave Victoria, gloria della marina mercantile italiana. Per eliminare definitivamente i pericoli provenienti da Malta, i comandi militari dell'asse decidono di preparare per l'agosto 1942 uno sbarco sull'isola con reparti paracadutisti. Malta, che è bombardata senza sosta dall'inizio della guerra, comincia a subire attacchi ancora più intensi. Sul fronte russo gli italiani continuano a combattere duramente e Mussolini, nel Consiglio dei Ministri del 7 febbraio, si spinge fino a sostenere che sono equipaggiati meglio dei tedeschi e soggiunge: «In primavera manderemo un'armata». Ma nel 1942 si sviluppa per gli italiani anche un terzo fronte terrestre particolarmente insidioso nella penisola balcanica. Si tratta della guerra partigiana, iniziata in Croazia, in Montenegro e in altre regioni occupate dall'asse. In gennaio, il ministro degli esteri Ciano viene indotto, per ragioni di sicurezza, a non recarsi a Zagabria, capitale della Croazia. Il 21 febbraio, il ministro Bottai è presente quando Mussolini parla ai federali fascisti della Dalmazia e ammette che in Montenegro ci sono state crudeli efferatezze dei ribelli contro le camicie nere, nonché scambi di prigionieri con questi stessi ribelli. Sono notizie che cominciano a diffondersi anche all'interno dell'Italia, tanto che un fascista come Ardengo Soffici ne parla nel suo diario, annotando che nei Balcani le autorità militari italiane reagiscono al pericolo senza pietà, arrestano, condannano, fucilano senza risparmio. Ma il male seguita a covare. I condannati gridano «Viva Stalin!» e gli altri continuano ad operare finché non sono a loro volta catturati e soppressi. Sul fronte russo, i tedeschi sono in difficoltà così gravi che neanche i successi di Rommel in Africa bastano a controbilanciarle. Ma i giapponesi sembrano vittoriosi e inarrestabili nell'Oceano Pacifico, mentre la grande forza militare degli Stati Uniti non si rivela ancora pienamente. Pertanto a Berlino e a Roma molti continuano ad illudersi che la guerra non finirà con una sconfitta. Il feldmaresciallo Göring, in visita a Roma in gennaio, scende dal treno esclamando «Tempi duri!». Ma poi spiega a Mussolini che la Russia sarà debellata nel corso del 1942 e la Gran Bretagna nel 1943. Il ministro degli esteri tedesco von Ribbentrop, parlando in febbraio con Bottai, allude a una possibile richiesta di pace da parte degli inglesi. Continua a circolare l'idea che la guerra possa concludersi con un compromesso e Mussolini, che spera proprio in questo, si mostra lieto nell'apprendere che gli Stati Uniti stanno spingendo i paesi del Sud America a rompere le relazioni con l'asse. Pensa infatti che quanto più la guerra si estende, tanto più cresce l'eventualità di una soluzione diplomatica. E continua ad essere fuori dalla realtà quando il 20 gennaio propone a Ciano di replicare dichiarando guerra anche al Sud America, così da imporre agli Stati Uniti l'obbligo di una difesa militare su vastissimo fronte. Chi invece non si fa molte illusioni è il re d'Italia Vittorio Emanuele, che l'8 gennaio incontra Bottai e gli dice di temere uno sbarco degli inglesi sulle coste calabresi o siciliane. E questo sbarco non gli sembra un'operazione troppo difficile, poiché afferma: «Quei luoghi sono deserti e gli italiani laggiù hanno poche forze e pochi mezzi rapidi». Il 22 gennaio il re incontra Ciano, dimostrandosi come sempre antitedesco e critico verso l'organizzazione dell'esercito. Il pessimismo del re deriva anche dal fatto che il generale dei carabinieri Hazon gli fa pervenire informazioni veritiere sullo stato d'animo degli italiani, sempre più provati dai sacrifici e dai bombardamenti. L'8 febbraio Puntoni, aiutante di campo del re, riferisce che Hazon gli ha fatto un quadro nerissimo della situazione interna.
il malumore cresce proporzionalmente alle difficoltà della vita. Il 10 gennaio, in un altro colloquio con Puntoni, lo stesso Azon si esprime come se la liquidazione di Mussolini fosse imminente. Annota Puntoni nel suo diario: Azon mi ha riaffermato la sua convinzione che, qualunque cosa accada, i carabinieri saranno sempre solidali con la monarchia. Azon parla anche con Ciano del malumore che dilaga ormai in Italia contro i gerarchi e alcuni membri del governo. Lo stesso Ciano dichiara poi al generale Azon di essere stato sempre contrario alla guerra e al sistema corporativo e aggiunge: «Sia ben chiaro che le mie responsabilità non hanno nulla a che fare con la responsabilità del duce. Io sono devoto al re e vedo in lui l'unica guida sicura che abbia l'Italia». Manca più di un anno al giorno in cui Vittorio Emanuele farà arrestare Mussolini nel giardino di Villa Savoia, ma il clima opportuno sta maturando. Il 22 gennaio Dino Grandi, uno tra i fondatori del movimento fascista e in quel momento presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, si sfoga con Ciano e gli dice addirittura: «Non so proprio come ho fatto a contrabbandarmi per fascista durante 20 anni». Anche il ministro Bottai critica Mussolini. Il 3 gennaio lo osserva con fastidio mentre insedia a Palazzo Venezia il nuovo direttorio del partito fascista. Rote a occhi e mascelle, gettando in aria e innanzi il mento poderoso, facendo la boccaccia, come sempre gli accade quando c'è qualcuno nuovo al quale sa bene rieditare quel tipo di sé che le prime volte fa una certa impressione. Sempre mi domando e ridomando, da più di 20 anni che gli sono vicino, se questo gioco mimico così violento, colorito, ostentato sia voluto, involontario. Mussolini, in realtà, è lui stesso a disagio. In passato, come aveva detto di lui Luigi Pirandello molti anni prima, aveva costruito di se stesso un personaggio un poco a somiglianza propria, un poco a somiglianza di ciò che gli italiani volevano che egli fosse. Egli era, in un certo senso, l'attore del proprio personaggio. Ma se in passato, al tempo dei successi, non gli era costato troppo recitare la parte del capo, adesso, con gli strazi della guerra, quella recita lo tormenta assai di più. Lui stesso non crede all'alleanza con Hitler. Il 13 gennaio, parlando con Ciano, Mussolini critica Hitler per la campagna di Russia, lo accusa di mentire nei bollettini di guerra e lo paragona a quel bestione di Roosevelt. Del resto, soggiunge il duce, sono due bestioni analoghi, figli di razze di muli. Frattanto, gli inglesi continuano a bombardare le città italiane. Nel primo bimestre del 1942, oltre a Napoli, vengono colpiti grandi e piccoli centri della Sicilia. Palermo, Catania, Comiso, Vizzini, Castelvetrano, Augusta, Siracusa, Paternò, Lentini. Mentre gli aerei dell'asse, oltre che su Malta, compiono incursioni su Alessandria d'Egitto. Nel marzo-aprile 1942, molti italiani, e fra questi Mussolini, pensano ancora che la guerra possa concludersi senza che l'asse sia sconfitto. I tedeschi occupano infatti gran parte dell'Unione Sovietica, contengono la pressione dell'Armata Rossa e si apprestano a invadere il Caucaso. I giapponesi ottengono grandi vittorie nelle Filippine e nel Teatro del Pacifico. Gli italiani combattono con successo in Africa settentrionale,
e riescono perfino a inviare un certo numero di sommergibili in Atlantico, che operano anche vicino alle coste degli Stati Uniti d'America. Il 1942 è l'anno in cui questi sommergibili atlantici affondano una cinquantina di navi nemiche. Il sommergibile Tazzoli, comandato dal capitano di corvetta Carlo Fecia di Cossato, conquista una vasta notorietà per il gran numero di navi nemiche colate a picco. I bollettini di guerra parlano spesso di sommergibili nemici affondati o di sommergibili italiani perduti nel Mediterraneo. E in quel periodo, nelle sale cinematografiche, appare un film, Alpha Tau, girato abilmente dal regista Francesco De Robertis con attori non professionisti, che descrive l'avventurosa missione di un sottomarino italiano. Il 22 marzo, uno dei sottomarini operanti nel Mediterraneo avvista un importante convoglio britannico diretto a Malta, scortato da navi da guerra, che viene immediatamente attaccato da aerosiluranti SM-79. Nel Mediterraneo la Royal Navy attraversa un momento di grossa difficoltà, mentre la flotta italiana, sostenuta anche dai sottomarini tedeschi, riesce a garantire un notevole grado di sicurezza ai convogli diretti in Libia. L'isola di Malta viene sottoposta a bombardamenti aerei sempre più intensi da parte dell'asse, anche in previsione di un eventuale sbarco. L'isola ha assunto grande rilevanza strategica, cosicché italiani e tedeschi pensano da tempo di occuparla. Tuttavia, dato che non possiedono forze sufficienti per invadere Malta e condurre contemporaneamente una grande operazione militare verso l'Egitto, devono scegliere. Gli italiani vorrebbero dare la precedenza all'occupazione dell'isola, i tedeschi all'offensiva verso l'Egitto. Tra la fine di aprile e i primi di maggio, Mussolini si reca da Hitler per discutere anche di questi argomenti e prevale l'opinione dei tedeschi. Conquistare Tobruk entro maggio e invadere Malta soltanto dopo. Durante quei lunghissimi colloqui, Hitler parla incessantemente, mentre Mussolini resta a lungo silenzioso. Il duce si picca di saper parlare in tedesco e non vuole usare interpreti. Sul fronte russo, come si è accennato, i tedeschi riescono a contenere la pressione dell'Armata Rossa e anzi, a metà aprile, sono in grado di annientare un'intera armata sovietica rimasta chiusa in una grande sacca. La principale direttiva di Hitler è ormai quella di occupare i giacimenti petroliferi del Caucaso, poiché si suppone che, privata di quel petrolio, l'Unione Sovietica non sarà più in grado di continuare la guerra. Già dalla fine di marzo gli alpini italiani cominciano a lasciare l'Albania e la Grecia per andare a combattere, così viene loro detto, sulle montagne del Caucaso. Il battaglione Gemona è uno dei primi a imbarcarsi per l'Italia, da dove poi dovrebbe raggiungere il fronte russo. Ma la nave che lo trasporta viene silurata da un sommergibile britannico in prossimità delle coste greche. Così scriverà Egisto Corradi in un libro di ricordi. Il siluramento avvenne di notte. I più degli alpini non sapevano nuotare. Si avvolgevano la testa nella mantellina e si lanciavano dall'alto nell'acqua nera. Quasi tutti morti, 900 e tanti. Per anni e anni tutte le donne di Gemona vestirono a lutto. Sembrava una moda. Pochi giorni prima di questa tragedia, il 7 marzo, Mussolini dichiara a Ciano di essere scontento di come vanno le cose e aggiunge: «Questa guerra non è fatta per il popolo italiano. Non ha la maturità né la consistenza per una prova così formidabile e decisiva. Guerra per tedeschi e giapponesi, non per noi». Il 19 marzo, sempre con Ciano, Mussolini ritorna sull'argomento, ammettendo che la guerra non è affatto sentita dal popolo proprio perché c'è una mancanza di scopi immediati e facilmente comprensibili. Il duce ritiene quindi che la propaganda non possa fare altro che sventolare la minaccia della sconfitta. «Nessuna generosità ci sarebbe da attendere dagli avversari e saremmo ridotti a schiavitù per un secolo».
Il fatto è che non solamente il popolo, ma anche i gerarchi del regime si dimostrano molto inquieti. L'11 aprile Mussolini convoca a Palazzo Venezia i segretari delle federazioni fasciste del Piemonte. Il ministro Bottai è presente e annota nel suo diario che Mussolini arriva con il ritardo di un'ora, durante la quale molti presenti esprimono apertamente le loro apprensioni. L'anticamera nell'attesa ribolle, scrive il ministro. Il coro delle critiche e delle lamentazioni è aspro. Anche un uomo di sincera fede fascista come Ardengo Soffici il 17 marzo ha annotato i suoi tormenti. La guerra procede bene nel Pacifico, in Russia e in Libia, tanto che la vittoria sembra sempre più sicura. Invece il guaio è quello che avviene all'interno dell'Italia. La politica del regime, scrive sempre Soffici, è inetta e inconcepibile. Tutti sono preoccupati per la situazione alimentare. E il ministro Ciano segnala il 28 marzo le prime manifestazioni per il pane a Venezia e altre manifestazioni il giorno seguente a Matera. I britannici continuano a bombardare varie località della Sicilia, come Palermo, Ragusa, Comiso, Catania, Vittoria. Ma i bollettini di guerra non segnalano bombardamenti in altre regioni. Viceversa, è in Germania e in Inghilterra che vengono compiute micidiali incursioni. Il 29 marzo i britannici bombardano a tappeto l'antica città tedesca di Lubecca, che è stata scelta perché senza difese e facilmente raggiungibile da mare. Il 24 aprile i tedeschi si vendicano, bombardando l'antica città di Exeter. Il 26 aprile i britannici bombardano per rappresaglia la città tedesca di Rostock e il giorno seguente i tedeschi bombardano la città termale di Bath. Sacrifici e bombardamenti contribuiscono anche in Germania a deprimere il morale della popolazione. L'ammiraglio Wilhelm Canaris, capo dei servizi segreti della Wehrmacht, confida al suo collega italiano generale Cesare Amè che i tedeschi sono stanchi e non credono più alla vittoria. Il 27 aprile Hitler pronuncia un lungo discorso che produce anche in Italia un effetto negativo. Il Führer, infatti, non esclude l'eventualità che si debba combattere contro i sovietici per un altro inverno. Mussolini e Ciano si recano da Hitler proprio due giorni dopo quel discorso e Ciano, per la prima volta, osserva che Hitler comincia ad avere i capelli bianchi. Hitler e i suoi cercano di rincuorarsi, dando per scontato che gli Stati Uniti d'America siano, dal punto di vista militare, nient'altro che un grande bluff. Ma lo dicono soltanto perché lo sperano. Il 3 marzo muore in Kenya, prigioniero dei britannici, il duca Amedeo d'Aosta. L'ex viceré d'Etiopia, figlio di un cugino del re d'Italia, l'eroe dell'Amba Alagi. Era stato contrario alla guerra, detestava i tedeschi e non era amato da Mussolini. 8 giorni dopo la morte del duca, i Savoia si radunano nella piccola chiesa del Sudario a Roma, vicino al Largo Argentina, per una messa funebre alla quale sono invitati solo i membri della corte, insieme con i collari dell'Annunziata e le loro mogli. La famiglia reale rimane in una tribuna appartata, nascosta alla vista degli altri. Scrive Ciano. La cerimonia era cominciata da poco, quando la porta si è aperta e, umile, è entrata una donna in lutto, curva, una vecchia. Era donna Rachele, la moglie di Mussolini. Ha preso posto in un banco qualsiasi e ha pianto durante tutta la cerimonia. Donna Rachele è venuta a piedi, senza Benito e all'insaputa di lui. Certamente pensa al figlio Bruno, che è morto in un incidente aereo meno di un anno prima. Ma forse già intuisce le nuove catastrofi che stanno per arrivare.